Salve Centaglia, qua è Ben e siamo su un video un pochettino inusuale, un pochettino diverso dal solito. Allora, ci tengo subito a precisare che se siete persone strane al canale, qui sotto vi metto un timestamp su in che momento vi devo andare per saltarvi tutte le premesse, perché farò un attimo di premesse per la gente che mi segue. Se siete persone che sono capitate qui per caso, andate direttamente al minutaggio che c'è scritto qui sotto. Allora ragazzi, è un po' diversa la situazione. Perché oggi facciamo un gameplay? Facciamo un gameplay sui quiz della patente. Perché voglio fare un attimo questo piccolo esperimento con me stesso. Voglio vedere, ora sto andando abbastanza benino con i test della patente, però voglio vedere se riesco a scendere sotto i 4 errori. Perché ultimamente sono abbastanza precisino e fare 4 errori siamo sempre sull'orlo, siamo sempre sull'orlo. Quindi mi sono detto, proviamo una cosa. Proviamo a fare i quiz della patente, ma come fossero un gameplay. Quindi, perché no? Proviamoci. Tentare non nuoce. E numero 2. Sto registrando la mia voce in maniera diversa. Non sto usando il telefono, che in questo momento è straspento. Non so se sto incontrando cose strane, meglio di no. Ok, a posto. Sto usando proprio Audacity. Sto usando Audacity dal computer per provare a registrare la mia voce e fare un po' dei test per vedere come verrebbe la mia voce, ma registrata col microfono. Quindi, se sentite la mia voce un pochettino diversa rispetto al solito, sapete come mai. È perché voglio fare un po' di test. Non sapevo cosa fare di preciso come video test per provare questa cosa, però ci siamo detti. Facciamo qualcosa a caso. Inizialmente dovevo leggere un libro, qualcosa di simile, qualcosa di breve. Però mi sono detto, facciamo un quiz della patente, perché tanto li devo fare comunque. Lo so che lì il tempo sta continuando a ticchettare, che l'orologio scorre sempre, e memento mori, unus anus. Però, mi sono detto, proviamo a farlo e vediamo come va. Ok, le premesse per il canale sono finite. Queste sono le premesse per voi, tutti quanti che state guardando questo video. Allora, in realtà faccio questo video perché mi devo esercitare per prendere la patente. Ora, non garantisco di sapere ogni cosa. Ci sta che alcune domande io le sbagli in maniera veramente vergognosa e che magari, alcune correzioni, chiamiamole così, le faccio su cose che non sono proprio accurate. Quindi non prendete per oro colato tutto quello che dico. Reputo sempre sia molto più affidabile leggere i libri di scuola guida o basarsi su quello che dice il prof. Però, insomma, questo era semplicemente un piccolo disclaimer per dire sì, questo video lo faccio anche a scopo informativo per voi, a scopo, diciamo, educativo, però vi ricordo non prendete per oro colato tutto quello che dirò, che accadrà in questo video. Ho i capelli che sono messi un pochettino male, però va bene. Cercherò di restare sul professionale, dato che questo video dovrà andare su YouTube e sicuramente lo guarderanno anche persone strane al canale. Quindi ora, dato che abbiamo perso un po' di tempo nel fare un po' di premesse, questa scheda facciamo un bel refresh, così il tempo ce lo ripartiamo da capo, cioè lo facciamo riprendere da capo e cambiamo completamente scheda, dove stava? Quiz patente B. A posto. Carica fuori. Sì, ho una connessione un attimino lenta, ragazzi, questo andrà un attimino a influire. Ci siamo ragazzi, ora sta ancora caricando, spero non succedano problemi, ma comunque, guidare un veicolo di un altro proprietario senza autorizzazione dalla motorizzazione civile comporta una perdita di punti sulla patente. Detto a senso, cioè, a senso comune direi che è vero, perché tecnicamente quando prendi la patente dovresti guidare soltanto il veicolo tuo o al massimo il veicolo di un'altra persona. Ma se quella persona è lì accanto a te, qualcosa di simile. Ve l'ho detto che non sarebbe stato preciso preciso questo video. Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli. Ok, vero, vero. Avanti. Il casco integrale è inutile se si circola a bordo di un ciclomotore a due ruote. Falso? Penso falso. Non mi ricordo qual è il casco integrale. Però, cioè, io so che quando sei sul motociclo, sul ciclomotore, il casco va sempre tenuto, a prescindere. Il delineatore raffigurato indica un ponte mobile. Se mi facessi vedere il cartello sarei più contento, ma no, non indica un ponte mobile. Indica una curva secca sia a destra che a sinistra. Praticamente un incrocio a T, così. E questo cartello lo trovate proprio qui, che sta a significare la curva è diretta. Quindi, falso.
il numero delle persone trasportabili sulle autovetture può raggiungere il massimo di 10. Aspetta. 3, 6, 9, oddio. Mi ricordo che c'era questa cosa del 8 persone più conducente. Credo falso perché mi ricordo di questa cosa che è 8 più il conducente. O forse era 9 più il conducente, ma una macchina da 10 posti la vedo molto molto strana. Cioè, in genere i posti sono a gruppi di 3. Il casco deve essere di taglia corretta, vorrei vedere. Il segnale raffigurato può essere posto su una strada statale. Sì? Sì? È il segnale che siamo su una strada con il diritto di precedenza. Cioè, nel senso che noi abbiamo la precedenza su altre persone, quindi sì. In presenza del segnale raffigurato, un'autovettura può sorpassare un ciclomotore. Oddio, aspetta, questo segnale era la maledizione. Questo segnale era la maledizione. Era divieto di sorpasso fra ciclomotori. No. Il ciclomotore è in motorino. Un'autovettura può sorpassare il ciclomotore? Sì. Mi sembra di sì. Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre rallentare adeguatamente ed eventualmente fermarsi. Vorrei vedere. Se uno vi punta gli abbaglianti negli occhi, sono problemi. Sono problemi. Fermatevi il prima possibile o rallentate se proprio non potete fermarvi. Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, non si deve frenare bruscamente se non è strettamente necessario. Vero? Direi vero. Era bisogna evitare, giusto? Non si deve frenare bruscamente, giusto? Nel semaforo in figura, la luce gialla lampeggiante obbliga il conducente a spostarsi nella corsia indicata dalla freccia. Vero. Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa. Aspetta, lo spazio di frenatura diminuisce. Falso, se la strada è in discesa, lo spazio di frenatura aumenta, perché la strada giustamente è in pendenza. Avevo letto i pennelli. I pannelli integrativi in figura vengono posti anche sulle autostrade. Questa domanda me la sono trovata ieri l'altro, aiuto. Sulle autostrade è difficile trovare questi cartelli qui. Io non ricordo di averceli mai visti, quindi direi un attimo falso. Anche perché su un'autostrada non vedo come possono esserci degli incroci in questa maniera. Quindi avanti. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto. Vero. Il segnale raffigurato è posto su colonnina al centro dell'incrocio, intorno alla quale bisogna girare secondo le frecce. La colonnina al centro dell'incrocio. Generalmente no. Generalmente no. Cioè, sarebbe vero, ma non è sulla colonnina. Cioè, non è al centro dell'incrocio. Quasi sempre. Ricordatevi, ragazzi, se c'è anche solo una cosa della domanda che è falsa, la domanda diventa automaticamente falsa. Quindi io metto falso e spero che sia corretta. Nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli passano il seguente ordine CAP. Allora, C, A, P. P deve dare la precedenza a A. A deve dare la precedenza a C, quindi CAP vero, sì. Sì. In presenza di appositi segnali, il limite massimo di velocità consentito nei centri abitati su strade con particolari caratteristiche è 70 km orari. Allora, in presenza di appositi segnali, centri abitati, sì, in presenza di appositi segnali tutto è consentito, cioè tutto è consentito nel limite di quel segnale. Nel caso in cui a un passaggio a livello ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, se si sta trenando un rimorchio occorre sganciarlo rapidamente e abbandonarlo sui binari per salvare almeno la motrice. Falso, i binari vanno sempre lasciati liberi. Certo, c'è sempre quel casino che se ti si ferma la macchina sui binari dovresti
chiamare la stazione più vicina per avvertirli del pericolo e poi farti aiutare da altre persone nel spostare la macchina. Poi nella vita vera chiunque prende, scappa e se ne sbatte, però a cose normali per i quiz della patente dovete rispondere quello. Spero nella vita che a nessuno succeda mai questa cosa. Anche ultimamente, passaggi a livello con barriere piene e non mezze, non ce n'è quasi più nessuno, quindi avanti. Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione. Falso. Preannuncia un restringimento della carreggiata. Le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono diritto. Allora, aspetta, le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono diritto. Falso. Cioè, mi sembra abbastanza falso, cioè. Salvo segnaletica differente, nessuno non è autorizzato ad andare a diritto. Ricordatevi di bere perché è importante restare idratati. Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta l'aderenza sul fondo stradale. Falso, l'aquaplaning la riduce. La distanza minima di sicurezza o no? Se si viaggia a 130 km orari deve essere di circa 36 metri. Allora, la distanza di sicurezza 130 km orari. Falso, 36 metri non bastano. Il segnale raffigurato consente la fermata dei veicoli sull'attraversamento pedonale poiché rimanga spazio sufficiente per i pedoni. Falso. Il segnale mette in guardia sul fatto che, attenzione, c'è un attraversamento di pedoni. E comunque non bisogna, a prescindere, mai parcheggiare sulle strisce. Tutte le persone che lo fanno devono essere rinchiuse e buttate via la chiave perché sono dei cancri. Se parcheggiate sulle strisce diventate un cancro della società, non lo siate. Il segnale raffigurato indica un apparecchio telefonico pubblico posto su strade extraurbane. Strada extraurbana? Sì, apparecchio telefonico pubblico posto su strade extraurbane si riconosce perché il cartello è blu. Quando il cartello è blu è strada extraurbana secondaria e quando il cartello è verde è strada extraurbana principale. Questo per qualsiasi cartello. La strada extraurbana principale è quella che comunemente viene chiamata la mega superstrada, quella ultrafotonica. Quindi vero. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi semplicemente che nessun veicolo provenga dalla direzione opposta. Falso. Non è l'unica cosa che bisogna considerare. Con 0,5 grammi per litro di alcol nel sangue si riesce a concentrarsi meglio. Falso. Qualsiasi dose di alcol. Se vi fermano quelli dei controlli, sono problemi, soprattutto se siete neopatentati. A cose normali non si dovrebbe mai assumere alcol alla guida. Ma questo non soltanto per fare i fighi all'esame della patente o se vi fermano, sarebbe buon senso. Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche in curva se dalla precedenza tutti i veicoli. Falsissimo! Si fa soltanto un macello. Aiuto. Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, è consigliabile ridurre la velocità. Allora, aspetta. In questo caso qualcuno sta sorpassando noi. Quindi questi siamo noi e questa è la persona che sorpassa. Forse voi lo vedrete specchiato, sarà problematico. Fammi vedere come lo vedete voi. Allora. Ok, questo siete voi che state andando a diritto. Questa è la macchina che vi sorpassa. Se voi state venendo sorpassati così e avete una persona che vi viene incontro, voi dovreste rallentare per facilitare il sorpasso a quell'altra persona. Evitare di fare un casino. Quindi, sì, è consigliabile ridurre la velocità. Il segnale raffigurato significa che bisogna girare l'ostacolo a sinistra. Non proprio, indica che si può andare a sinistra. Sto pensando un secondo, aspetta, perché alcune domande sono messe in maniera cattiva. No, non necessariamente. Io dico falso, ma se questa risulta sbagliata vi posso spiegare il perché. Un ferito in stato di shock va messo in posizione seduta. Oh mio Dio, lo stato di shock. Un ferito in stato di shock. Dipende da dove è ferito, ma. Non mi sembra di ricordare che la posizione debba essere seduta. Oddio, aiuto, aiuto. Questa è problematica perché se ne fondono due assieme.
Così a istinto mi verrebbe di dire vero, però è anche vero che è ferito, ma non è specificato dove. A istinto mi verrebbe da dire vero, ma non sono sicuro. Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve preoccuparsi dei veicoli che sopraggiungono da dietro, ma non quelli di fronte. Falso. Devi stare attento a qualsiasi cosa, anche se c'è un pedone che sta arrivando. Il salvagente serve a incanalare i veicoli in varie direzioni. Il salvagente era sì. Mi verrebbe da dire di sì, mi ricordo più o meno che cosa è. È tipo il rialzo di mattoncini che vi ha messo sulle strade. L'assunzione di eroina o di cocaina può compromettere la facoltà di guida, ovviamente. Mi verrebbe da essere ironico, ma ci sono persone su internet che non comprendono l'ironia e quindi devo stare serio. La trasparenza e la pulizia dei vetri, dei finestrini del veicolo garantiscono migliore visibilità esterna, vero? Il bordo del marciapiede, come dipinto in figura, vieta la sosta anche ai taxi. Mi fai vedere l'immagine, per favore, ho internet lento. Segnale 670, me lo fai vedere, per favore, aiuto. Segnale 670, non lo riesco a vedere. Oh no, questo è problematico. La connessione è lenta, questo è problematico, non mi sta facendo vedere. Allora, il bordo del marciapiede dipinto in figura generalmente sono dipinti sempre soltanto di giallo e nero. Quindi, non lo riesco a vedere, aiuto. Devo per forza annullare una cosa. Scusatemi un secondo. Per favore, mi fai vedere il cartello, per favore? Ok. Dipinto sì. Quello lì in realtà è. Questo qui l'ho trovato ieri l'altro e sta a significare che è una fermata adibita soltanto. Cioè, è una fermata soltanto per i mezzi adibiti al trasporto di persone. Mi sembra. Quindi. No! Falso. Cioè, non vieta la sosta. Mi sembra di ricordare che lì si possono fermare. Se faccio una figuraccia così, davvero faccio schifo. Il segnale raffigurato può preannunciare un incrocio a T, a cui bisogna dare la precedenza. Oh Madonna, ti prego, ho fermato delle cose e non mi fa comunque vedere i cartelli. Questo è problematico. Ragazzi, qui stiamo perdendo tempo, ma semplicemente perché il mio internet lento non mi sta caricando i segnali. E non ho i libri della patente qui con me vicino. Non posso controllare. Vorrei vedere quale cartello è, ma non posso vederlo. Siamo a 36 su 40, per favore. Ho preso il manuale della patente per cercare il cartello 42, perché veramente non lo sto trovando. Oh, eccolo, l'ho trovato, l'ho trovato. Per annunciare l'incrocio a T a cui bisogna dare la precedenza. Sì, perché è il cartello triangolare, ma puntato verso il basso. Ah, vero. Fammi mettere qui. Madonna, ho dovuto prendere il codice. Questa sarebbe stata sbagliata solo perché non mi faceva vedere. Quando in un giorno di pioggia si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a due ruote, è bene alzarsi in piedi sulle pedibelle prima di transitarvi sopra. Falsissimo, vi fate soltanto male e vi mettete a rischio. Il simbolo raffigurato individua. Oh, ora me lo fai vedere il cartello. Il simbolo raffigurato individua una parte dell'impianto elettrico dove si trova alta tensione. No. Nei rimorchi dotati di freno a inerzia, la frenatura del rimorchio avviene simultaneamente a quella della motrice. Falso. No, non ho idea di che cosa siano queste cose inerzia. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio in figura, il veicolo A deve attendere il transito di H. Chi è A e chi è H? Allora. H. Può passare per primo perché la destra è libera. A. La destra è libera, quindi sì, A deve attendere il transito di H, vero? Correggi. 5, Madonna, cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Scorre la pagina per vedere gli errori commessi. La prima. Guidare un veicolo di un altro proprietario senza autorizzazione o motorizzazione civile. Ok, allora forse era semplicemente. No, è vero, si può guidare il veicolo di un'altra persona purché rientri nei requisiti. Questo è vero.
sono stato stupido a sbagliarla. La distanza minima di sicurezza di questi viaggi a 130 deve essere 36 metri. Ah, c'è pure spiegazioni sotto, non l'avevo letto. Ok, non bisogna essere utilizzati. Ok, questo è buono che mi segna perché sono sbagliate. La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km orari è di circa 9 metri. 50 è circa 14, 128, 150, ok. Pensavo molto di più, non riesco mai a ricordarmi qual è la formula per capire quant'è la distanza giusta. Un ferito in stato di shock va messo in posizione seduta. Falso. Un ferito in stato di shock non va messo in posizione seduta, ma bensì va messo a terra, tenendo possibilmente gambe sollevate da circa 20-30 cm sopra, cioè rispetto al corpo, per favorire il flusso di sangue al cuore e al cervello. Ok, io mi ricordavo che si doveva fare così per un ferito, ma non mi ricordo. Ma in stato, è stato la cosa del in stato di shock a mandarmi in palla. Il salvagente serve a incanalare i veicoli in varie direzioni. Falso. Il salvagente è la parte della strada destinata al riparo dalla sosta dei pedoni. Già è vero, sono un idiota. E si trova in corrispondenza ad attraversamenti pedonali o alle fermate di trasporti collettivi per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri del tram. Mi sono confuso con l'isola di traffico. I bordi marciapiede. Allora, i segni gialli e neri, spiegamelo. In figura dipinti sul bordo dei marciapiedi indicano un divieto di sosta, ossia indicano che su quel lato della strada nessun veicolo può sostare, compresi i taxi. Ah, già è vero, è sosta e fermata, è vero, c'è differenza. Perché quello sta a significare che i veicoli adibiti a trasporto di persone, perché mi ricordo c'era questa cosa del trasporto di persone, si possono fermare ma non possono sostare. E vi ricordate che c'è differenza fra sosta e fermata. Ok, e nulla. A questo giro è andata così. Spero che vi possa servire, non so se farò altri gameplay. Vedremo, però è molto interessante, una cosa molto interessante. Potrei farli dal momento che tanto ormai praticamente ogni giorno libero. Quindi forse farò un mega video, tipo metterò due o tre di questi il giorno. Cioè, non ogni giorno, ma magari in ogni video ne metterò due o tre e li pubblicherò quando mi pare. Quindi, spero che questi video siano serviti a qualcuno. Ricordatevi, non si scherza su queste cose, prendere la patente è una cosa seria. È molto bello stropicciarsi il naso alla fine, fa molto professionale.